in un territorio così distrutto, no? In tutta la sua estensione, è chiaro che chi cerca di dare un minimo di dignità, un recupero di dignità, di vivibilità sul territorio, che dà fastidio a chi ha causato questo stupro. La situazione di Rimasto nasce prevalentemente come associazione dedicata all'assistenza sanitaria agli immigrati, almeno così agli albori, all'inizio, oltre vent'anni fa. L'associazione venne costituita in seguito all'assassinio del sudafricano Jerry Maslow nelle campagne di Villa Viterbo nell'agosto dell'89, ed in seguito a quell'evento, a quel tragico evento, un gruppo di medici e altre professionalità, non soltanto medici, decisero di costituire un'associazione che si dedicasse all'assistenza sociosanitaria per gli immigrati. E così è nata, anche perché all'epoca le leggi in termini di assistenza sanitaria per gli immigrati non c'erano. E col passare delle anni la situazione si è espansa, no? È passata dall'assistenza sociosanitaria, che comprende un ventaglio enorme di attività che vanno dallo screening, dalla mera assistenza di base, quindi ambulatorio per gli immigrati a Castelvolturno, a Casal di Principe, a Mugnano. Quindi questa assistenza di base e poi tutto il resto che gravita attorno all'assistenza sociosanitaria, per cui si fa un'attività di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, si fa riduzione del danno per quanto riguarda i tossicodipendenti, che sono una realtà non indifferente, soprattutto sul litorale Lazio. Credo che la legalità in un territorio così stuprato da ogni punto di vista sia la stella polare che tutti noi dobbiamo seguire, a prescindere dalle appartenenze, a prescindere dalle scaturigini e origini. Quindi la cultura della legalità la si deve inoculare alla gente, è essenziale. Questi ragazzi che crescono oggi, se pensano davvero che il paradigma del successo è l'appartenenza al sistema, ebbene credo che saremo tutti falliti, e la società nel suo complesso che finisce al macero. Quindi è essenziale che si lavori per la cultura della legalità. E a questo proposito l'associazione è uno dei maggiori animatori del comitato Dondiana, uno dei maggiori animatori del comitato Libera Caserta. Insomma, l'associazione si è dedicata in toto alla cultura della legalità, a infondere la cultura della legalità a tutti. Sei pochi giorni fa il sindaco del comune di Castelvolturno, quella località in cui è ubicato quel bene confiscato alla camorra che è stato attribuito all'associazione Maslow, il sindaco di Castelvolturno ha deciso così di chiudere quel bene, quindi un avviso di sfratto all'associazione Maslow. Sono momenti estremamente difficili, perché recuperare un bene abbandonato per anni intanto richiede molto impegno, molto lavoro anche manuale, fisico, e poi è un segnale molto importante, no? Che quei beni che sono stati eretti con denaro proveniente di dubbia provenienza, che quei beni possano ritornare alla collettività, alla comunità. Noi abbiamo vissuto questo momento con molta partecipazione, ci siamo tutti aggregati attorno al nostro presidente Renato Natali, così come successivamente avevamo saputo di questa lettera così minacciosa, ci stiamo mobilitando tuttora per fargli sentire tutta la nostra vicinanza, perché è un po' il nostro capostipite, no? E quando siamo in difficoltà, ognuno di noi, Renato si è sempre fatto vivo, ha sempre manifestato la sua vicinanza, e quando a sua volta gli capita una situazione così infelice, siccome non è fatto di acciaio inossidabile, anche noi dobbiamo manifestare tutta la nostra amicizia, tutta la nostra simpatia. Il volontario dell'Ampas, dell'Alto Adige o della Val d'Aosta, vi dico semplicemente che anche qui c'è questo forte senso del servizio, no?
quel forte senso dell'altruismo, no? Qui, nonostante le difficoltà, c'è questo spirito di servizio al territorio, al prossimo, no? In un'accezione molto laica, quindi come fanno loro altrove, anche qui c'è questa consapevolezza che bisogna lavorare nell'interesse della collettività, nell'interesse del territorio. L'antifacato accoglie ognuno di noi, ogni cittadino di questa terra, e si può, la cosa che fa capire è che se molti si svegliano non ci saranno eroi, ma ci saranno normalità. Il problema è che oggi è ancora troppo anomala l'impegno antimafia. C'è da far capire che l'impegno antimafia è una cosa che è doverosa, che tocca ognuno di noi, se no si è complice, non ci si può dire fuori in una zona grigia, no, o si è bianchi o si è neri. Promuoviamo la cultura, promuoviamo la cultura dell'alternativa, promuoviamo la possibilità di venire, di dare un microfono, di parlare di qualcosa che sia diverso del solito telefilm che magari che parla di un mafioso di turno, attraverso la musica, che può essere un'alternativa, che può essere un mezzo per arrivare a dove magari a volte non ci si arriva, e poi il web, che fondamentalmente rappresenta per noi lo strumento fondamentale. Radio Siani, web radio della legalità, anticamurra e denuncia sociale, che ha sede in un bene confiscato, che è un bene confiscato del Colano. Diciamo, è un po' il nostro obiettivo è diffondere questa cultura della legalità, dell'anticamurra, ma poi la cultura in generale, perché è un po' quella che serve oggi per poter sconfiggere questi fenomeni, questi soprusi, questi illeciti, queste camorre. Non più un tipo sperimentale, ma che si può rivolgere un numero.